anni con la maglia della Roma, eh. Però è sempre stato un club che ho apprezzato per la tifoseria, ho apprezzato per la squadra in sé, per la città di Roma, che mi piace un sacco ovviamente. E quindi da tifoso del calcio e amante del calcio ho voluto venire oggi a vedere questa partita. Quindi mi auguro sia un derby bello da vedere. Ora sono diretto da Orange perché come ospite ho voluto invitare Matt, visto che è un tifoso romanista della Madonna. E tra l'altro sia Lollo che Matt sono abbonati in curva, stavolta me la porto un po' dalla mia parte. Intanto sei carico? Prima cosa. Carichissimo. Ma per un romano cosa vuol dire un derby di Roma? Tutto. Cioè, tipo, Milan e Inter se la vivono in un modo, Genoa e Sampdoria in un altro, Torino e Juve. Me lo stai dicendo però mangiando. Sì, infatti vedi i bocconi quanto sono amari. Non vincente un derby da un bel po', mi hanno detto. Sì, la parola giusta è ansia, secondo me. Ansia per derby. Ma sentiamo come se fossimo giocatori. Intanto stiamo guardando anche il Milan, che sta vincendo con il Lecce. Cioè, per il derby di Roma sto sacrificando il Milan. Vedrò solo il primo tempo, praticamente. Stai vedendo il Milan con la maglietta della Roma. Che uomo, che cioè, uomo. È solo per questa partita e basta. Oh, il casco dov'è? Dai! Ciao, yeah. Già il testo. Questo è il bar dove si incontrano tutti i tifosi della Roma prima della partita, birretta, poi passa il pullman e poi tutti allo stadio. Abbiamo visto anche da internet che da stamattina che stanno menando. Ma è sempre così caldo qua a Roma? Derby di Roma, sì. Sì? Cioè non è il derby capitolino, però... È il più caldo in Italia? Sì, assolutamente sì, tifoserie è super caldo. Siamo ufficialmente dentro e metà caldo. Andiamo! Ci siamo. Ci siamo. La tradizione veneta va sempre mantenuta, ricordatevelo. Bella visuale, cioè il comfort perfetta esperienza, speriamo per adesso così, eh. Speriamo vada bene anche alla fine, eh. Pericoloso la Lazio. Oh! Oh! Oh!
Esterno, ti dico, ho visto una bella rotata dominando, due tre dei Pagliano sono un po' difensive, che però adesso secondo me ci sta da Roma, questo è però cioè, fare anche il secondo ovviamente e anche il terzo voglio dire anche lui la corri così in campionato, peccato, bella azione di Lukaku. Stato poi a cacca. Buon gioco, ho fermato all'arbitro. Classico di derby di Roma, devo dire. E dopo aver sentito per l'ennesima volta il nome dell'autore del gol della vittoria urlato dallo speaker, si conclude qui la mia esperienza al derby di Roma. Una partita che volevo guardare dal vivo da un po' di anni. Forse per i colli dei tifosi giallorossi che ogni volta che li sento mi fanno venire la pelle d'oca. Ma anche questo è il bello del calcio, no? Seppur non sia la mia squadra del cuore, ho voluto essere lì, in prima persona, a quella che è una partita che vale l'orgoglio sulla città eterna per 182 giorni. Quella partita che se hai, in questo caso, un amico laziale in compagnia, lo sfotti per 6 mesi. Quella partita che vale la supremazia calcistica nella città.
per 4.380 ore. Questo è stato il mio derby di Roma.